Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con The Pedestrian. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. In realtà no, non avevamo finito il livello, perché poi andando a vedere nelle impostazioni sembra che siamo ancora nella prima zona. Vedete, qui ci fa vedere un pochino quello che sarà il percorso del nostro personaggio, del nostro pedone. Quindi proseguiamo da dove ci siamo lasciati e vediamo un pochino come va. Allora, ah, questo era un tasto classico, mi sa che qui, quindi sarà abbastanza lunghetta l'avventura. Spero che vi possa garbare l'idea. Voi, come detto, come sempre, fatemi sapere la vostra, se vi garba o meno una seriozza su questo titolo. Chiudiamo lì e apriamo... No, ancora no. Mi raccomando, quindi, lasciate like e condividete per supportare eventualmente una serie. Ma vediamo un pochino come organizzarci. Io vedrò magari di portarlo avanti fin quando vedo che c'è interesse, insomma, da parte vostra. Poi, giustamente, se non mi interessa, skippiamo oltre. Tanto di titoli da vedere ce ne sono tanti. Però, insomma, se c'è qualcosa che vi garba, mi piacerebbe portarvelo. Anche perché mi piacerebbe tornare a spippolare un pochino anche questi titoli un po' particolari che... insomma, fanno... sono belli perché creano quella varietà nel mondo videoludico. Ormai spesso siamo abituati a vedere titoli sempre uguali a se stessi, quindi mi piacerebbe ogni tanto portarvi anche qualcosa un po' di particolare, per quanto poi in questo caso anche abbastanza... ah no, aspetta, devo prima collegare. È abbastanza vecchiotto, se vogliamo, il gioco, però... Allora, vediamo un pochino. Questo lo possiamo collegare qua. Allora, aspetta, mettiamo questo più centrale. La scala è l'unica, questa qui, quindi per forza di cose va collegato in questo modo. Poi possiamo saltare. Allora, da qui possiamo in realtà arrivare anche qui sopra. Quindi qua tre porte le possiamo visitare un pochino tutte. Quindi in linea teorica non so se questa cassa ci serve, ma se io salto qua, vado qui e da... scusa, da questa porta me ne vado qua? Troppo banale? Ah, mi serve, ok, quella cassa che abbiamo visto, perché altrimenti non ci arriviamo. Perfetto, quindi prima di arrivare qui dobbiamo prenderci la cassa, farla cadere qui. Per farla cadere qui dobbiamo... allora, prima di tutto... vabbè, sì, questo lo ritogliamo, tanto anche se ci mette lì va bene. Le porte qui sono solo da quest'altro lato, così come quella lì, quindi probabilmente ci servirà questa per andare a prendere la cassa, anche se la cassa poi la dobbiamo far scendere, quindi facciamo così. Non so se anche le forme possono avere un collegamento. Da qua andiamo lì sopra, saltiamo, prendiamo la cassa, ma c'è un pulsante per spegnere il raggio? No, forse no, quindi possiamo... ah no, però poi mi serve... ok, perché io posso... da qua vado qui sopra, salto, vado qui, vado qua, salto, faccio cadere la cassa, poi me la posso andare a prendere da qua, ma poi devo andare dall'altro lato, quindi per andare dall'altro lato... la cassa non so se poi la posso mettere lì sopra, quindi io nel dubbio faccio così... e così. Se può fa? Questo un po' più indietro. Vediamo un pochino. Facciamo un po' di test, signori. Vediamo se può funzionare come cosa. Quindi noi da qua possiamo eventualmente andare lì sopra. Andiamo a prendere la cassa. La facciamo cadere. Noi torniamo qui, altrimenti il raggio ci sbruciacchia. Poi scendiamo qua, andiamo di qua a prendere la cassa, ce la riportiamo di qua e ce ne andiamo da quest'altro lato, potendo scendere. Facciamo così e abbiamo il nostro scalino. Perfetto! Ah, che figata! Quindi, come detto, questi titoli ti danno comunque un... oddio, questo a che serve? Ah, si collega così? Intrigante, intrigante. Andiamo a... allora, chiave... ah no, la chiave rimane bloccata là, quindi devo fare così.
Prendo la chiave. Ah no, rimane comunque bloccata. Quindi devo prima lasciarla qui. Poi me la faccio buttare qua, a meno che non va per terra. Ah no, vabbè. Per terra inteso come magari cadeva da qualche parte. Ok. Dove siamo? Qui. Vai. Ora. Allora, vediamo anche qui. Dove sto? Ah no, di là. Ero convinto. E la scala. Ma questa si collega da... Ah, mi sa che qua dovevo prima andare a prendere delle cose. Quindi mi serve... Ah, quindi devo andare da altre parti per recuperarmi. Qui mi devo recuperare quello lì. Quindi, da qua si prende e si esce. Mi serve prima la chiave per arrivare qui. La scala ce ne sono due. Questo mi attiva quello, quindi in linea teorica devo andare prima qua per attivare. Ok, poi ho quella scala che può essermi utile qui. Poi mi vado a prendere scala. Dov'è l'altra scala? Eccola qua. Questa potrebbe essere uscita, però mi serve comunque. Questo mi fa salire e mi fa uscire. Ok, però io per arrivare qua devo fare così, credo. Allora, aspetta un attimo. Proviamo a fare in questo modo. Dobbiamo sempre fare un po' di tentativi perché effettivamente... questo me lo colleghi così? O sta storto? No, ok, così va bene. Poi provo a collegare questo qua. Questo qua. Questo di qua e questo di qua. Quindi in linea teorica io da qui scendo, vado qua, attivo questo, vado qui, mi prendo la cassa, prendo anche la... No, forse... Ah, no, questo mi serve per risalire qua, va bene. Scendo qui. Ritorno di qua. Vado qui. Saltiamo così. E bravi tutti. Tac. E questo io lo riportiamo, ok. E questo lo uso per collegare, quindi... immagino questo. A quello lì sopra. Ah no, mi serve prima la cassa. Quindi qua vado per la cassa. Allora, qui invece abbiamo scale, ne abbiamo due. Quindi uno va da una parte e uno va da un'altra. Una porta qua, in realtà, poi abbiamo... Allora, in linea teorica, visto... Ah no, questo non lo posso spostare. Oh. Quella è l'uscita, quindi prima di andare là devo... Questo mi va a bloccare quella. La chiave sta lì sotto per aprire quella porta. Quindi in linea teorica io dovrei fare... Vediamo, perché se da qua io vado qui sotto, poi scendo, attivo questo che mi blocca quello. Quindi la porta la posso utilizzare e poi la scala per risalire. Beh, oddio, in realtà non so se ci possa... E quella porta che mi serve? Ah, per quella lì. Per andare a prendere poi la chiave. Non lo so, non sono convinto di questa architettura del livello che sto pensando, ma ci proviamo. Quindi in linea teorica io da qua vado lì sotto, scendo qui. Attivo quello che mi blocca. Ah no, non me lo blocca però. Allora no, perché se esco vengo bruciacchiato. Quindi no. Dovrei forse fare così? No.
Cioè, in realtà potrei anche farlo, ma prima devo disattivare quello, scendere qua, mettere la chiave forse qui. Ma se la prendo vengo comunque bruciacchiato, no? Immagino che veniamo bruciacchiati, non ne sono sicuro. Poi da qui mi devo andare a riprendere. Ah, no, aspetta. Ah, perché adesso io ho fatto quel collegamento qua. Ma scusa, se io me ne rivado da qua, posso cambiarlo? Mi resetta? Mi resetta, ok, perché ho già fatto quello. Però posso comunque fare così, no? Salto qui, vado di qua, disattivo questo, mi prendo la chiave. Non è collegata questa? No, tutti i passaggi che abbiamo già fatto te li va a togliere. Quindi devo prima mettere questa qua. Ma potrei metterla anche adesso, no? Io adesso ho la chiave. Vado di qua, apro, prendo e me ne vado. Ah, ok, vabbè. Quindi adesso con questo posso saltare qui. Collegarla e una l'abbiamo collegata. Mi serve l'elettricità da quello che vado a prendere da qui. Immagino. Vediamo un po'. È infognantissimo comunque. Inizia a diventare sempre più complicato. Dove sto? Allora. Vediamo, 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 vediamo. Non sono convintissimo, ma proviamo. Sì, ci ho messo un po', abbiate pazienza, ma sono un po' più intricati, stiamo solo all'inizio, pensate. Quindi qua scendiamo, prendiamo questo, ce lo portiamo qua perché vedi, ad alcune parti non puoi scendere, ma puoi solo salire, altre il contrario. Ok. Ci è voluto un po', però va bene. Ci sta. E quindi questo lo vado a collegare qua. E ci siamo? Io dovevo fare tutto questo per uscire? Forse sì, forse no, chi lo sa? Allora. Ah, aspetta. Arco 2. Momento. Tac. Questo lo devo far cadere, può essere? Sì, ma magari in questo modo. Tac. Spingi di qua. E adesso andiamo di qua. Molto bene, molto bene. Ora, ora, ora. No, che figata. Allora, aspetta, 199, non so se serve a qualcosa. Qua non fa niente. Sì, ok. Ok. Mettiamo. Oddio, devo fare qualcosa? Non lo so. Probabilmente abbiamo cambiato stazione, zona. Ole. No, guarda che figata là dietro. Ah, bellissimo. Allora. Vediamo dove andiamo a finire qua. Ahi, andiamo a finire male. Dove stiamo? No, ma perché poi tutti questi foglietti buttati qua così? Ok,
Stilisticamente è spettacolare. Ah no, qua devo cambiare. E oddio, aspetta, come funziona? Ah no, mi fa vedere l'ombra. Vedi, la devo mettere una sull'altra. Così come sta indicato lì, sì, fino a quando si toglie. Ah, l'ombra toglie la scritta, diciamo. E inizia a diventare sempre più complicato, eh. Complicato ma bellissimo. Allora, quindi tolgo l'ombra. A meno che... Eh no, qua rimane, ok. Però potrei fare così. Scusa, se faccio così esco da quest'altro lato. No, arrivato da dove sono venuto? Sì, ok, ok. No. E quindi la metto qui nell'ombra. Anche se... Ok. La... Tac. Bravi tutti, bravi tutti. Molto, molto infogliante. Vai, pedone, facci sognare. Devo... Ah, no, devo... Uscire di... Dove esco? Ah no, lo devo attaccare, giustamente. Allora, quello attiva questo. Quindi da qua devo sicuramente andare qui sopra prima di tutto. Mi attivo quello che mi fa rimbalzare. Non so fin dove, ma partendo dal presupposto che mi possa far rimbalzare qui, e questo mi può far arrivare lì. Per quanto questi non si collegano, quindi non li posso spostare, no? Quindi non me li ha collegati, no? Ok, stanno troppo lontani. Ma troppo lontani. Fammi capire un attimo perché. Questo quindi può arrivare qua, ma non qua. Quindi per forza di cose devo arrivare qua. Questo però me lo può far arrivare qua. E questo così. Ho i miei dubbi che possa essere. Però da qua io scendo. Vado qua e mi ritrovo a quello più in alto. Attivo. Cosa ho attivato? Ah, questo che mi fa saltare qua, qua, e probabilmente... devo stare attento a non bruciarmi. Qua attivo questo qui sotto, quindi scendo, scendo e vado. Bravi tutti, bravi tutti. Vai pedone, facci sognare. Allora qua, vediamo, poi ci ritorniamo in qualche modo per prendere... Immagino la chiave, ok. Qua devo andare a prendere altre cose in giro. Allora, fammi vedere qua se riscendo dove vado. Ah, qui dentro, giustamente. Ma questo ce l'ha? Ma ce lo devo lasciare, anzi ne devo probabilmente collegare un altro, perché vedete la barretta non è arrivata al massimo. Quindi io vado... non lo so, perché in realtà mi dice tante cose. Tipo qua posso andare a prendere una chiave. Non so se c'è un ordine per andare a prendere ste cose. No, vabbè, pure il semaforino. Che figata. Allora, qua mi fa... Aia, mi fa bruciare. Ok, allora faccio così. Qua la stessa cosa, immagino. Sì, perché la chiave là non l'ha... allora non credo di poter... Ecco, ma avvio. Ah no, aspetta, disattivo qua. Bravi tutti! Ok, ok, ok. A posto così. Qua devo montare. Allora ci stanno qua tre uscite, là quattro ingressi. E qua un'uscita. Ora. Allora io da qua posso uscire. Allora, prima di tutto, con questo attivo questo qua. Devo uscire da qua con
La cassa non mi serve. Immagino la cassa serva solo per prendere questa. Quindi mi devo portare la cassa. Ah no, però non li posso spostare. No, è vero, ci stanno i... stanno piantati. Quindi io da qua devo arrivare almeno... qui sopra. Per scendere e andare a prendere la chiave qua. Mi prendo la chiave, scendo qua. Da qua scendo qui. Ascensore. Attivo l'altro ascensore. E quindi io da qua posso andare qui. Il problema è che se questa sta attaccata, dove può arrivare Massimo? Eh no, questa per forza può arrivare ovunque. Ok. E quindi dicevamo, arriviamo qua, prendiamo l'ascensore, possiamo arrivare qui. Perché mi serve un'altra chiave? Ma io che me devo riportare da qua? La chiave? Ok. Quindi da qua io posso andare qui. Da qua, qua. Da qua io vado qua. La cassa mi serve per poi prendermi la chiave e andarmene da qui. Proviamo. Iniziano ad essere abbastanza intricati. Allora, la prima chiave mi serve per sbloccare questa porta, per prendere l'ascensore, per attivare l'altro ascensore. Posso andare qui, prendere l'ascensore, salire qui in cima, andare di qua, prendere il barilotto, portarmelo qui per forza di cose in discesa. Lo riprendiamo, ce lo spingiamo qua. Andiamo di là. Credo di aver sbagliato. No, ho sbagliato. Dovevo... Se faccio così, mi sa che mi brucio l'omino, porca la troia. No, dovevo andare qua, così prendevo la chiave, salivo su quello, scendevo qua e andavo sotto. Mi ricancella tutto? Vabbè, che dobbiamo fare? Errore di calcolo. Perché non ho calcolato che effettivamente quello serviva per salire. Perché altrimenti dall'altro lato che ci facevi con quel baracchino? Oddio, poteva servire anche... Poteva essere... Forse... Anche sufficiente... Parlo così, però, almeno c'è il cartello che ci dice cosa ci dobbiamo portare, perché onestamente non mi ricordavo neanche se mi dovevo portare sto cassone o la chiave, però, visto che ce ne serve solo una di chiave. Allora, prendiamo la chiave, facciamo così. Secondo me potevamo fare pure il contrario, però, vabbè. Sta di fatto che la chiave l'abbiamo presa. Torniamo qui con la chiave. Ah, che serviva per aprire questo. Ma mi serve prima la cassa? Sì. Perché non credo di poter salire così, no? Quindi devo andare a prendere la cassa, portarmela qua per poi collegare quello. Yes. Vabbè, andiamo a prendere la cassa. Oddio, come funziona? Che devo fare? Ah no, qua mi fa vedere solo come funziona. Ah no, c'è questo, imbecille. Ok. Allora, qua mi fa saltare. Qua attiva questo che va al secondo. Ok, prevedibile. Questo arriva e va al terzo. Fa così. A posto. Allora, il level design di questo gioco è spaventosamente bello. Ecco, questi li possiamo spostare. Ci dobbiamo portare la cassa. Allora, prima di tutto individuiamo l'uscita che è questa.
Allora vado qua, attivo quello, però me ne vado di qua. Vado qua, ma non c'ho la chiave, quindi non vado qua. Ma magari da qua invece vado qui sopra. Mi prendo la chiave e vado qui con l'ascensore. Attivo, torno qua. L'ascensore ci sarà ancora? Ma spero di sì. Allora, questo lo attivo. Ho attivato l'ascensore e ce l'ho al piano di sopra. Quindi vado qua. Qua scendo, vado di qua. C'ho l'ascensore sopra. Quindi adesso posso scendere qua. Andare a prendere la chiave. Me la porto qui sopra. La uso per aprire questo. Attivo. Che attivavo qua? Il piano lì. Qua me ne posso riandare qui. Posso risalire, rifare così, è vero, perché qua c'è pure questo per rimbalzare, quindi posso tornare indietro. Sto qui, tacco punta, no, troppo. Quindi io da qua potrei andare direttamente qui, ma non c'è, devo attivare prima l'ascensore, quindi lo attivo in questo modo. Vado qua, prendo questo. Ok. Eh sì, c'era un passaggio in più da spippolare. Ok, torniamo anche con la cassa. E anche questa è fatta. Ora, la cassa mi serve per portare queste ad aprire qua. Quindi, io adesso ho questo attivo, mi devo andare a prendere la molletta per attaccare questo. Il mollettone lo prendo da qui, il ventolone poi non so a cosa serve, ma lo capiremo. Sì, questo forse è un po' più lungo di episodio, ma insomma ci sta, eh. Allora, io da qua mi posso portare la cassa da far cadere sull'altra, sì, magari. Ok. Quale prendo? Ah, tutte e due. Bravi tutti, allora. Prendi questa, scendi qua, la riprendi questi. Mettili qua. Ok. Ho attivato qualcosa dall'altro lato. Ok. E però è durato poco. Vabbè, no, forse si doveva solamente spostare. Vabbè. Allora, qua possiamo scendere, ma non salire. Quindi qua buttiamo la cassa là, di rimbalzo, e poi ce la ributtiamo così. Poi io da qua scendo. Eccessivo. Va bene. Che me devo riportare da qua io? No, me ne devo solo andare. Pare di sì. Eccolo. Ah, no, dove sto? Aspetta, ok. Allora, qua si gioca di ombre. Quindi, allora, prima di tutto scale ne abbiamo una sola. Quindi per forza di cose, questo va collegato qua. Io scendo qua, ma mi serve la cassa prima, quindi devo. Nulla mi vieta di buttarmi qua. Però poi non posso più risalire. Perché se io mi vado a spostare questo. Ah no, posso? Ma allora ditelo. No, pensavo che se poi andavo a spostare quello mi cadeva il bimbotto. Aspetta. E basta. Ma non è collegato quello, scusa. Perché? Stava collegato prima.
Aspettate un attimo che qua riesce a saltare. Orco 2, a saltare senza morire come uno stronzo. Allora, Abedone. E dai, non mi fa. Sei un po' gigioneggione, però dai, su via, ce la puoi fare. Tac. Allora, mettiti di qua, spingi questo. È così. Attiva. Spingi solo questo. Ah, scusa, così non dovrebbe. Ah, ok. Piano. Piano. Prendi piano. Piano. No, dove l'hai lasciato? Ok. Vedo niente. Allora. Qua si fa sempre più complicata, signori. Poi mi raccomando, supportate come se non ci fosse domani. No, che stiamo a fare. Allora, qua mi attivi questo, che mi colleghi qua. Perfetto, quindi l'unica cosa che mi manca è la ventolina lì sopra. Andiamo a piare pure sta ventolina. Poi non so se sia un qualcosa di collegamento. Penso di sì, penso di sì. Allora, vediamo qua, devo collegare. Sì. Anche qui abbiamo un'uscita con la ventolina che ci serve. Prima di arrivare qua ci serve la chiave. La chiave la troviamo sopra di noi, ma non possiamo spostare, quindi... Aspetta, scusa, ma io qua riesco a saltare? No, perfetto, quindi... Ci dobbiamo arrivare con questa qui. Poi dobbiamo scendere, scendere... Qua non si può passare, quindi... Allora, noi da qua scendiamo... Eventualmente potremmo anche scendere qui, per dire. Per poi ricollegare... no, come lo fa a collegare? Lo spazio è pure questo, non è che è troppo. Calcolando che l'unica porta è questa, quindi significa che noi dobbiamo uscire poi da... Scusa, ma come faccio a uscire da qua che non si può? Porticina, porticina. Porticina che potrebbe essere questa, quindi diciamo che... Allora, facciamo così. L'unica uscita che abbiamo... Scusa, ma qua sta porta... Ah, ok. Possiamo uscire in questo modo. Per arrivare qua dobbiamo usare una porticina che immagino possa essere questa. Quindi ci sarebbe questa porticina. Noi ricordiamoci che ci possiamo anche spostare randomicamente, tra virgolette. Non possiamo andare dall'altro lato di sti cosi, quindi per scendere posso scendere qui, riscendere di là la porticina, buttarmi là con la chiave, scendere di nuovo dalla scala. Beh, dobbiamo provare. Dobbiamo provare. Per forza di cose provare. Scusa, proviamo a fare una cosa. Io ad esempio sto qua. Questo lo posso prendere per buttarmi qua sopra, no? Prendo la chiave, riscendo qua, ripiglio questo di nuovo. E in questo caso... No, no, ok, ci siamo, ci siamo. Mi ributto qua. Questo però questa volta lo metto qui sopra, in modo tale che io scendo da lì, butto il nostro personaggino da quest'altro lato. E... Così. Cosa? Vabbè, tanto se li possiamo spostare, no? Aspetta, che mi sto incarta male.
Allora, facciamo così intanto. Io ho la chiave e mi butto qua. Ok, poi prendo questo. Mi posso spostare? Sì, perfetto, fatto. È un po' più complicato dal punto di vista logistico, eh. Questo me lo metti già qua. A posto. Quindi io da qua scendo. C'è la puttana. No, lo devo far prima scendere. Dove sto? Qua. Ok. Poi da qua lo faccio scendere qui. Da qui andiamo qua. E questo lo rimettiamo su. Mazzecca ciara, eh. Vabbè, almeno gli spostamenti si possono fare in modo un po' più easy. Oh, questo è stato complicato, eh. Allora, questo mi serve, immagino, qua, no? Ok. Quindi adesso dovrei aver collegato tutto. Sì. Bravi tutti! Ok, ci è voluto un po' di più in questo caso, eh. Devo attivare questo, yes. E questo è necessario per... Dove va? Di qua, di là? Buh. Ah, siamo tornati qui? 148, allora. Perfetto. Si parte per una nuova meta. Via. 7 quello? Sembrava... Oddio, sì, è un po' inclinato. Sta scritto così. 748, quindi ci sta. Perfetto, perfetto. Quindi si va in una nuova zona. Via, pian piano che si tolgono i... fogliettini, post-it. Lì siamo sul giallo, poi c'è il rosso e il viola. Adesso vediamo anche dove siamo a livello di mappa. E mi sa che ci salutiamo anche, perché questa volta siamo andati un po' per le lunghette. Direi di sì. Eh beh, direi di sì, direi di sì. Allora, spero che abbia salvato, tra parentesi. Sì, abbiamo fatto... Ok, abbiamo... No! Vabbè. È partito il ditone. No, mi scusi, c'è stato un errore tecnico-tattico. Potremmo un attimo... Vabbè, signori, ci vediamo eventualmente con il prossimo appuntamento. Dipenderà anche dai like e dalle condivisioni. Voglio capire un attimino se vi interessa ancora, anche perché qua mi ha impallato tutto. Non credo che sia... vabbè, vedremo, vedremo. Seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale, Instagram, eccetera, eccetera. Alla prossima, un saluto a tutti da Questa Leale.